La PDL sta veramente formandosi, tutte le frange che non sono d'accordo sulla gestione interna si stanno organizzando e quindi a mio parere questa questione Fini-Berlusconi può essere un'opportunità sia per il PDL, sia per il bipolarismo italiano e sia per i centristi che potrebbero rientrare nell'alveo del Partito Popolare Europeo in Italia. E probabilmente potrebbe essere anche una soluzione affinché il governo venga svincolato da un dibattito interno a un partito sterile. Ritengo che sia un elemento fisiologico perché obiettivamente il dibattito interno in un grande partito come quello del PDL che ha oltre il 40% è difficile se non ci sono regole ben chiare e non si passa direttamente a una costruzione del partito dal basso. La PDL è stata costruita e nata dall'alto e quindi i problemi si cominciano a vedere ora. Polverini è la vera novità nel Lazio, è la speranza che c'è nella nostra regione di una donna capace che ha saputo vincere le elezioni anche senza un grande partito che la sosteneva a Roma. Ritengo che appunto questa grande novità possa essere utile per sprigionare in questa regione tutte quelle forze vive che sono oppresse, compresse proprio dai partiti. Partiti che personalmente sto cominciando a studiare, a analizzare, sono partiti sterili, partiti che non producono più niente, la cui classe dirigente è soltanto piena di grande ignoranza, ignoranza istituzionale, ignoranza culturale, che quando unita con l'arroganza porta solo non al bene comune ma al disastro, disastro amministrativo. Latina è una questione più seria di quella che appare, bisognerebbe che il coordinamento nazionale faccia una verifica dei modi, dei metodi con i quali il PDL, che io ho contribuito a fondare a livello nazionale come Cristiano Popolare, sta conducendo l'attività di selezione della classe dirigente e la tutela degli interessi legittimi dei cittadini. Ecco, queste sono cose discutibili, occorrerebbe che ci sia veramente un sopralluogo da parte dei vertici, perché non basta dimostrare di avere qualche voto di preferenza in più, ammesso che questo ci sia stato a Latina, per giustificare metodi e comportamenti che sono fuori dallo statuto del nostro partito. E non voglio entrare nei particolari. Per quanto riguarda la posizione ovviamente della Giunta, eccetera, io spero che la Polverini possa superare l'handicap della gestione romana, del Campidoglio, insomma, perché lo stesso Alemanno, lo stesso sindaco di Roma, ho l'impressione che non sia stato sufficientemente all'altezza anche di confrontare, di portare questa grande forza che gli ha dato Roma, come eleggendo lo sindaco di Roma, anche in dote alla Polverini. Probabilmente le ragioni andremo a ricercarle nei prossimi mesi, ma comunque questo è un dato di fatto.